Ciao Mimmi, eccoci di nuovo per un nuovo racconto. Anch'io oggi vi racconterò la storia così, senza immagini. Quindi, buon ascolto. Lourdes è certamente il luogo dove la Madonna ha dimostrato in modo più tangibile il suo amore per l'umanità. Milioni di persone hanno visitato la grotta dove Maria è apparsa a Santa Bernadette e hanno ritrovato la speranza, la fede, la pace. Molti ammalati vanno a Lourdes per implorare a Maria la guarigione. Quanti miracoli, grandi e piccoli, sono avvenuti. Un giorno, portato e curato amorevolmente dai genitori, arrivò a Lourdes Oriano, un bambino dodicenne paralizzato alle gambe all'età di 7 anni. Alla sera, secondo la consuetudine della città dell'Immacolata, i malati vengono schierati ai lati della strada che sarà percorsa dalla processione del Santissimo Sacramento. Anche la barella su cui era disteso il piccolo Oriano venne portata sul percorso della processione. Il bambino, disteso sulla sua barella, attese con un cuore pieno di speranza l'arrivo di Gesù. Il vescovo che reggeva l'ostensorio tracciava su ogni malato il segno della benedizione. Arrivò davanti ad Oriano. Il papà e la mamma strinsero le sue piccole mani. La fede era grande. La commozione avvolse tutti i presenti. Il vescovo alzò l'ostia santa mentre la folla pregava: Gesù, fa che egli cammini. Il miracolo non avvenne. E lentamente il corteo si allontanò, portando la benedizione agli altri ammalati. Oriano aveva le lacrime agli occhi. Il vescovo aveva oltrepassato una decina di barelle, ma sentì chiaramente la voce del piccolo Oriano che gridava, rivolto verso l'ostensorio: Gesù, tu non mi hai voluto guarire e io lo dirò a tua mamma. Il bambino si voltò verso la statua della Madonna. Il giorno dopo era perfettamente guarito. Ecco Mimmi, in questa storia c'è tutta la fede di un bambino come voi che vuole guarire, che ha ardentemente questo desiderio. Ma la domanda che io oggi vi pongo è: voi credete nei miracoli? Ci vediamo domani per una nuova storia.